Posso partire? Vai. Siamo in una provincia in cui il Covid si è sentito parecchio, vuoi per il turismo, vuoi per la vicinanza con la Francia. Ora le cose stanno andando meglio, i numeri soprattutto in ospedale sono molto bassi, ci sono le prospettive per non pensare a un'ulteriore quinta ondata nell'inverno. Cosa succede secondo lei? Ma io credo che dobbiamo affrontare le prossime settimane ancora con grande senso di responsabilità, con prudenza ma non con paura. I dati fortunatamente stanno confermando che i contagi sono contenuti e soprattutto i dati riferiti agli ospedalizzati sono dati in continua decrescita, e questo ovviamente è fondamentale perché c'è bisogno che i nostri ospedali tornino all'ordinarietà, anche perché l'attività ordinaria degli ospedali consente di salvare vite umane anch'esse. Quindi fortunatamente c'è stata una grande risposta da parte dei cittadini e credo che oggi il grazie più grande lo dobbiamo dire a quei 44 milioni di concittadini che hanno compreso il valore e l'efficacia della vaccinazione e quindi hanno compiuto un gesto non solo che ha messo al riparo la propria vita, quella degli altri, ma ha permesso al Paese di iniziare un percorso di ritorno graduale alla normalità. Quindi siamo all'interno di questo percorso, io credo che dobbiamo continuare ancora con queste misure che ormai fanno parte del nostro vivere quotidiano per quanto riguarda mascherine. Abbiamo il traguardo di fine anno sarà un momento importante in cui veramente potremo fare un bilancio e se i dati continueranno a essere positivi e se contestualmente raggiungeremo il 90% dei vaccinati, obiettivo assolutamente raggiungibile anche perché i dati delle ultime settimane ci dicono che c'è stato un incremento per quanto riguarda le prime dosi, tant'è vero che siamo arrivati all'86% nel nostro paese, quindi da un lato l'aumento delle vaccinazioni, dall'altro anche misure come il Green Pass che ci permettono di monitorare la situazione del nostro paese, è ragionevole pensare che l'anno nuovo possa essere un anno in cui alcune misure restrittive possono essere riviste, ad esempio l'applicazione del Green Pass, magari con una riduzione per quanto riguarda l'applicazione stessa. Quindi dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini che, ripeto, hanno dimostrato un grande senso di responsabilità nella vaccinazione. Per raggiungere l'86%, adesso però in provincia di Imperia un quarto dei cittadini, cioè quasi 55.000 persone, non sono vaccinate. Si arriverà all'obbligo vaccinale? Ma io credo il governo ha scelto di avviare un percorso di fiducia, dando grande fiducia ai cittadini e credo che i risultati della campagna vaccinale a oggi ci hanno dato ragione. Ci sono poi realtà in cui ci sono percentuali più basse e io credo che la maggior parte dei cittadini che oggi non si sono ancora vaccinati sono cittadini che hanno bisogno di essere rassicurati, hanno bisogno di messaggi positivi. Io non credo che radicalizzare oggi lo scontro tra obbligatorio vaccinale o non obbligatorietà possa portare dei risultati positivi. Dobbiamo proseguire in questo dialogo, io credo che la politica si debba assumere una grande responsabilità nel veicolare ogni giorno piena fiducia nei confronti della scienza, anche perché se oggi il nostro paese e altri paesi stanno uscendo dalla pandemia è perché la scienza ci ha messo a disposizione i vaccini. Dopodiché, per quanto riguarda l'obbligo vaccinale, per questo governo non è un tabù, tant'è vero che lo abbiamo già introdotto per alcune categorie, pensiamo al personale sanitario, pensiamo a tutti gli addetti che operano all'interno delle nostre RSA e quindi se andando avanti con le settimane ci rendiamo conto che c'è bisogno di introdurre l'obbligo per alcune categorie specifiche siamo pronti a valutarle, ma oggi crediamo che sia il tempo di proseguire dando fiducia ai cittadini e ripeto, credo che dobbiamo mettere in evidenza i dati quotidiani che ci dicono che il vaccino ci protegge nel 90% dall'ospedalizzazione, che il vaccino ci permette di arrivare a convivere con questa pandemia e ovviamente non si parla più di immunità di gregge perché i dati dicono che la variante Delta in alcuni casi di vaccinati può ancora contagiare ma lo fa con effetti assolutamente gestibili e quindi a lì dobbiamo arrivare, cioè una percentuale del 90% dei vaccinati che ci permette una gestione più serena della pandemia e ci permette di tornare veramente alla normalità. Poi una cosa importante, ecco, c'è un calo dei contagi ma una frenata di questo calo in Italia, è preoccupante questa frenata, questo rallentamento? No, io credo che sia strettamente collegato all'altissimo numero di tamponi che più che raddoppiato con l'entrata in vigore del Green Pass, teniamo presente che noi fino al 15 ottobre facevamo mediamente 300.000 tamponi nel nostro paese, oggi ne facciamo oltre 600.000, ciò che conta non è
guardare il valore assoluto dei contagiati, ma l'indice di contagio, che comunque è un indice ancora molto basso, e occorre sottolineare come sia il più basso anche per quanto riguarda gli altri paesi europei. Quindi le cose oggi nel nostro paese stanno andando bene e i dati sono sotto controllo, e nonostante, ripeto, più che il raddoppio dei tamponi dovuti all'applicazione estensiva del Green Pass, il numero dei contagi è ancora contenuto e soprattutto il numero delle ospedalizzazioni è in continua decrescita. Lei ha detto grazie a chi si è vaccinato, però arriviamo dall'assalto alla CGIL al blocco dei porti di Trieste e di Genova. Questi cosa bisogna dire? Beh, io ovviamente nel nostro paese c'è la libertà di esprimere il dissenso. Quando il dissenso si trasforma in forme di violenza va condannato, bisogna prendere le distanze, bisogna utilizzare rigore e fermezza, perché credo che dobbiamo certamente garantire la protesta che vuole protestare, ma lo si deve fare ovviamente all'interno dei toni civili senza mai sfociare nella violenza. E purtroppo quando le piazze si riempiono nella protesta, il problema è che all'interno di quelle piazze trovano spazio tante sensibilità diverse che magari nulla hanno a fare con il tema della protesta, ma che colgono l'occasione per creare tensione, per destabilizzare. Credo che il governo abbia dimostrato estrema fermezza sul Green Pass, non torniamo assolutamente indietro, proseguiamo con quelle che sono le misure che abbiamo adottato, nella consapevolezza che parliamo di una piccola minoranza del nostro paese. Ancora una volta la cosiddetta maggioranza silenziosa ha saputo reagire, si è vaccinata e talvolta ha dimostrato di essere anche più avanti della politica, perché mentre la politica si perdeva nella discussione sul Green Pass, i cittadini italiani oggi hanno scaricato oltre 100 milioni di certificati verdi. Credo che questo significa che ci sia una piena consapevolezza dell'utilità di questo certificato, e quindi credo che questo ci dà la fiducia per andare avanti. Dopodiché io credo che le minoranze vanno ascoltate, come ho detto prima dobbiamo continuare nel dialogo fino alla fine, convinti che gran parte di questi cittadini non vaccinati si possono ancora convincere. L'ultima domanda è: questo aumento dei contagi in Europa, in Inghilterra soprattutto, ma anche in Germania, può preoccupare per nuove varianti? Beh, guardi, noi tante volte siamo stati criticati e ricordo che politici italiani prendevano esempio gli altri paesi. Oggi credo che sia la situazione inversa, altri paesi stanno prendendo esempio il nostro paese, e questo credo ci deve far prendere consapevolezza che la strada che abbiamo avviato è una strada giusta. Noi abbiamo detto, quando abbiamo iniziato il percorso di riaperture, e ricordo lo abbiamo fatto il 26 di aprile in un contesto epidemiologico completamente diverso, più complicato rispetto a quello attuale, abbiamo detto abbiamo un percorso fatto tutti di piccoli passi graduali in avanti. Abbiamo adottato questa strategia, altri paesi come l'Inghilterra ha deciso a luglio di togliere ogni prescrizione, ogni restrizione, mascherina, senza Green Pass, e i dati sembrerebbero non dare ragione a questo approccio, a questa impostazione. Sembrano che i dati diano ragione più a un atteggiamento prudente, graduale, fatto di piccoli passi, ma tutti nella solita direzione come ha fatto il nostro paese. Questo credo che sia un elemento che ci deve far riflettere come dobbiamo continuare ancora su questa strada, nella consapevolezza che l'obiettivo di tutti, il governo in primis, è quello di riportare il paese alla normalità, ma oggi sostanzialmente nel nostro paese abbiamo riaperto tutto, abbiamo ancora qualche limitazione per quanto riguarda le capienze in alcuni settori, ma sostanzialmente abbiamo veramente aperto tutto, e i dati anche economici ci dicono che nel nostro paese siamo all'interno comunque di un rimbalzo, di una ripresa, ognuno la chiama come meglio crede, ma i dati ci dicono che anche dal punto di vista dell'economia siamo in una fase positiva. Io vorrei chiedere ancora una cosa: la stragrande maggioranza dei vaccinati non ha conseguenze, però ci sono anche delle persone che hanno avuto degli effetti collaterali, è il caso di un ragazzo di 18 anni di Sanremo che è finito in ospedale con una sindrome di Guillain-Barré, e non so se è uscita oggi la notizia. Avete dei dati di quante persone hanno, il Ministero della Sanità, hanno portato effetti collaterali che sono riconducibili al vaccino? Guardi, i dati ovviamente sono in continua evoluzione, in continua elaborazione, perché poi è chiaro che l'elemento più difficile è poter stabilire il nesso di causalità tra l'effetto collaterale e la somministrazione del vaccino. Però devo dire che oggi i dati che abbiamo ci dicono che ci possono essere, ci sono stati qualche effetto collaterale, ma siamo di fronte veramente a numeri molto molto contenuti. Tant'è vero che mi pare che anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro Istituto Superiore, l'AIFA, i nostri enti
dicono tutti i pareri che sono stati espressi, sono pareri estremamente favorevoli rispetto al rapporto benefici oppure effetti collaterali. Poi è chiaro, c'è qualche fatto che deve essere a mio avviso approfondito, accertato, bisogna stabilire il nesso, appunto, come dicevo prima, tra la somministrazione e l'effetto collaterale, dopodiché in casi come questo è giusto che lo Stato si faccia carico di quelli che sono i costi, di quelle che sono le conseguenze, ma anche qui nel nostro Paese esiste già una legge che prevede questo e tutela i cittadini, come è giusto che sia.